Cioè, praticamente ogni tanto si inventa anche, noi creativi inventiamo anche, non possiamo stare sempre lì a fare ma che siamo coveristi, non siamo mica esibizionisti, noi facciamo anche le cose, potremmo anche fare dei pezzi classici, delle cose, ma non ci sentiamo l'esigenza perché c'è pieno così di gente che fa e copiano e copioni, copioni, non siete in grado di inventare. Sempre solo a copiare, a uccidere gli artisti. Guardate agli artisti, guardate agli artisti, poi si arrabbiano, quelli veri, quelli creativi, quelli del cuore, quelli che hanno umanità, quelli che non pensano mica solo ai sordini, a parire, mamma mia. Ho provato a uccidere un artista. Non ce l'hanno fatta. Ho provato madri, sorelle, zie, nonne, bisnonne, cugine, trisavoli, fidanzate, donne amate, anche parecchio odiate, burocrati, gendarmi, volpi grigie, bionde, rosse, brune, riccioline, argentate, le vedevo sfocato, annebbiato, insomma ci vedevo, ma la strada è sempre larga. Cani e cagne che abbaiano alle mie spalle, non ce n'è più. E in passato mi hanno morso facendo scorrere tanto tanto sangue da queste povere caviglie. La guarigione mi regalò ferite permanenti. Qualche cagna mi ha morso il cuore. Qualcuno l'ha trafitto. Quell'altra l'ha squarciato. Molte non l'hanno neanche scalfito. L'ho consegnato in mani infedeli e l'han portato macchiato di una sporca passione. Hanno provato ad addomesticarlo ed a cambiarlo e a nasconderlo e a sotterrarlo. Poi quella l'ha cercato, l'ha trovato, l'ha lasciato, l'hai ricercato, l'ha trovato, l'hai rilasciato, l'hai ricercato, l'hai ritrovato, l'hai rilasciato, insomma deciditi. E infine quella che da molto lontano l'ha cercato appassionatamente, l'ha trovato, poi mi ha un po' imbambolato, se ne dai, me lo amo, punto. Quella era la montura.